questo canale, ormai sto braccio fa sempre così, ormai lo vedete, questo video avrò fatto così con la telecamera. Oggi siamo tornati qui con voi in questa setup purtroppo da decreto a portarvi un unboxing di un gioco che probabilmente avete visto su tutti gli altri canali e influencer possibili, ma ve lo portiamo perché so che voi siete miei amici, sono amico vostro, comunque vi porto un'esperienza. L'esperienza in questione è il gioco, mi devo accucciare, oddio se pesa, Tales, vabbè. E io muovo perché faccio da sotto io devo un attimo fa... E qui dice che si chiama il mistero della burattinaia demoniaca, no? Quindi effetti speciali, dove mica ce l'avranno gli altri youtuber. Oh, ma sai che io prima l'ho visto, è proprio figo. È proprio figo sto gioco, non me ero tanto conosciuto tanto. Esatto, bene. Partiamo dalla presentazione. Presentazione è un gioco per 1-6 giocatori, quindi diciamo da età solitaria, di una durata media è una campagna, ogni partita 60 minuti. In Italia credo che sia stato portato dall'Asmodi forse, non lo so, sai? Sì, Asmodee. So che è l'Escape Studios, però non ho capito in Italia chi l'ha portato. Mi ricordo che era dell'Asmodee, che okay. Dove, come al solito c'hanno i big cash. Esatto. Un gioco che vale la pena di essere unboxingato, quindi godetevi l'unbox. Eccolo qua, signore e signori, Tales of Evil, il mistero della burattinaia demoniaca. Allora, un gioco della Eclipse Studios. Da noi in Italia arriva grazie alla buon vecchia Asmodee. Il gioco è stato creato, inventato, curato da Mr. Ferrara. Come la città? Ferrara. Ok. Antonio Ferrara, ok. Bella, mi piace, una bella scatola come piazzata. Bello il stile di disegno. Il gioco, giriamolo, la scatolona, come potete leggere qui, è 60 minuti, dai 13 anni in su, 1-6 giocatori. Il dietro, anche sempre della scatola, è molto bella. Mi piace veramente tanto, con questo stile di alla Goonies all'anno 80. Infatti secondo me questo gioco ha qualche radice alla Goonies, riprende un po' da lì, i nostri protagonisti eroi che devono affrontare queste storie malvagie, questa storia malvagia. Eccoci qui, apriamolo. Perfetto. Cosa abbiamo all'orizzonte? Dunque, appena lo apriamo abbiamo le planche, credo siano le planche dei giocatori, sì, eccole qui. Dopo ve le mostrerò una ad una, ora sono incefalonate. Poi abbiamo quello che credo sia a tutti gli effetti, no, ne sono più di uno. Il manuale del gioco, suppongo, immagino. Beh, mi viene a dire se questa burattinaia sarebbe tipo il master, sarà probabilmente come alla casa della follia. Ecco qui, oh. Ah, oh, no, è proprio no, invece è un proprio po' di game. Yeah, è proprio la stile di game. Pesca. Non voglio neanche aprirvelo troppo, allora, esatto. Non voglio spoilerare. Però eccolo qui. Poi abbiamo il libro degli eventi, quindi abbiamo una serie di libri, questo è un po' più piccino e non lo apro per non voler spoilerare. Eccolo qui il libro degli eventi. Poi abbiamo, ah, quindi c'è già un'espansione al suo interno, il ragazzo disperso e le altre storie, come potete vedere. Quindi abbiamo altre storie, probabilmente più di una, quindi abbiamo diverse quindi possibilità di gioco. E poi il mattone del guanto. Ecco miseria, ma questo è un gioco importante. Abbiamo il mistero, eccolo qui, della burattinaia demoniaca. Lo giro anche, lo apro anche, visto che è il regolamento. È caspiterina, è bello fitto, eh. Ci sono una decina di pagine, ma sono un bel po' scritte. Però abbiamo anche tanti riferimenti con tante icone, quindi mi sembra un gioco che va ben studiato, che però credo sia molto divertente. E poi cosa abbiamo qua? Un poster. Sembrerebbe di sì. Oh, che figo. Bello. Se non mi sbaglio, perché l'ho appena aperto, lo apro a metà per farci entrare tutto. Kickstarter. C'è anche quindi chi ha kickstartato, chi è. Merita. Sì, cioè se la fa. Eccolo qui. Bellissimo. Bello questo. Bello. Questo sai che mi sembra un poster da cinema. Classico cinema. Bello, certo. bello. Poi planche. Altre? Sì, forse andiamo fino a me. Quella altre? Camiseria. Guardate qua. Boom. Abbiamo un foglio con una plancia. Esatto. Con dei mostri milioni
abbiamo di quanti plichi, quanti ne so. Ma guarda, credo che siano tutte plance modulari tipo Zombicide, una o due con le, con i token. Sì, infatti qui c'è anche, vedete, le apriremo, esatto. Ve le mostreremo. Oh, guardate che bel sotto, io amo queste cose. Sì, guardate quando è bello, un bel setting già preimpostato. Con cosa abbiamo? Questi sono i pedini per i pupi, immagino. Per o penso piccoli. Per qualche token che deve rimanere in piedi, o forse qualche carta possibile. Una clessidra. E quindi mi mette già l'ansia in gioco. Ma è questo oppure è un altro tipo di gioco che abbiamo tempo già? Reale. Poi abbiamo dadi. Fighi, molto belli, mi piace. Dadi particolari. E infine la ciccia, forse molto importante del gioco, ovvero le carte, che sono tra l'altro diverse, di due diverse tipologie. Rieccoci tornati qui con Tales of Evil. Allora, io mentre lo aprivo lo dicevo anche a lui, caspita quanta roba ha! Cioè, è una contenutistica niente male, ma tanta tanta roba, tanti tra l'altro i virgoletti, tanti manualetti, tra l'altro, esatto. Più piccoli e più grandi. Anche qui tanti ore di studio. Eh sì, ammetto che c'è un po' di roba da leggere, un bel po' di roba da leggere. Però, come l'ho detto anche a te prima, mi ha ricordato quelle onde vaghe di Zombicide, esatto. Proprio come è strutturata la cosa, io, con i personaggi e le plance. Io, come ho detto anche a lui, fuori dalla registrazione, apprezzo tantissimo lo stile grafico. Quello stile anni 80, quello stile molto molto Goonies, molto sì, Stranger Things che tanto. Purtroppo a me piace, ma penso che piace a tutti quelli che sono nati negli anni 80. E ha tanta componentistica, sì. Come hai detto. Sì. E un prezzo di? Ma penso una sessantina di euro, dei 60-70, sempre il negozio più scontistica che variante. Che secondo me li vale, cioè sì. Non è che c'è la dice vuota dentro 70 euro, no. Esatto, è piena, bella pesante pure. Apprezziamo come sempre l'organizer fatto all'interno, ogni cosa al suo posto. Credo, nella mia più totale ignoranza, come avete visto, la chiusura della scatola sia pensata per le bustine, perché c'è molto spazio nelle carte. Cioè nelle postazioni carte. Magari in effetti potevano inserirci due bustine. Sì, noi cerchiamo sempre il pelo nell'uovo. C'è proprio qualche ziplock in più, sai, perché l'ho dovuta prendere dalle mie scorte. Non è che ti faceva male. No. Ma tutto il resto sembra ottima fattura, sì. Ottime pedine. Non lo so, anche qui, probabilmente, siccome questo è un release e il Kickstarter credo che sia diverso, qui ci sono le pedine personaggio in cartone messo sulle basette. Credo che nel Kickstarter ci siano proprio le miniature. Perché io ho aperto e ho fatto cazzo, queste potevano essere le miniature. Però dopo ci ho pensato, io ho ragionato, non sono andato di pancia. Però che ti hanno fatto quelli? Kickstarter ci hanno messo il poster. Esatto. Il poster, no, non è figo. Te lo sono sincero. Io ho sentito, e poi anche tutti, che sempre in casa Asmodee loro si sono comprati Water Forgotten. Sì. E Tales of Evil è lo stesso tipologia per un narrativo, però sento che sono tutti e due dei narrativi con il contro. Ed è il mio prossimo acquisto, perché già l'ho messo nel carrello. Vedi? No, in grande. Ecco appunto. Cercato un narrativo, questo più a tinter horror, tra virgolette. Sì. Penso che si faccia. A me mi ricorda quello che è più piratesco. A me sembra tipo anche un po' IT, anche un po' mi dà quelle dagli anni 90-80, però che così. Sembra davvero figo. Quindi, perché manca Gianluca, quindi io devo sempre tenere sui miei ospiti. Dai tu un voto a questo gioco da 10. Io... Vediamo se è d'accordo con me, A me mi è piaciuto come è fatto. Però non bisognerebbe giocarci, però per come è fatto io un 8,5-9 io lo do. Siamo d'accordo, Gianluca sta in sintonia. Lo caccio? Lo cacciamo? Non sono d'accordo. Tu che hai detto? Di 7. Perché? Non lo so, 7. Carino. Sì, però 7, non lo so. Devo motivare? No.
Ogni stella lui motiverà il suo 8. Basta, ti dico che avrei dato 7. Vai. Io ho un 8 e mezzo, glielo do perché mi sembra fatto bene. Poi bisognerebbe giocarlo, ma cavolo, ho visto tanta roba. Non ho proprio pensato quello. Tanta roba, ma ben fatta. Va benissimo così. L'importante è dire la sua. Detto questo, ci vediamo subito qui il video. Vi salutiamo dicendovi che se vi è piaciuto l'unboxing ci mettete un like. Ci commentate se avete domande, se avete dubbi, se volete saperne di più nel caso in cui quando ci fate la domanda. Anche per Flame. Sì, la Flame Haters, noi siamo sempre ben accetti. Ringraziamo come sempre il ragazzo che ci mette dislike o le persone che ci mettono dislike. Va benissimo, l'importante è che ci seguite. Se vi è piaciuto il video, condividetelo, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanella perché vi arriverà la notifica settimanalmente dei nostri video sul canale. E con affetto. Molto affetto, ci vediamo alla prossima. Ciao! How far can we get if we sail a little bit higher?